Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Io sono Amal e oggi ho deciso di cambiarmi il colore di capelli. Ho comprato questa marca qua, si chiama Color Luxe, il numero R66 e ho preso il volume dell'acqua ossigenata al 10, che sarebbe il 3%, la più leggera in assoluto. Infatti la ragazza mi ha detto: dipende quello che voglio usare. Io non voglio rovinare i miei capelli, sinceramente. Se io usavo un'acqua ossigenata 30, mi dà un colore abbastanza forte, però mi rovina i capelli. Quindi ho detto no, non voglio cose troppo troppo forti. Questo qua in teoria è un rosso intenso, un red fuoco fuoco, fuoco il massimo che si possa fare con l'acqua ossigenata. E quindi, sapendo che comunque ho un sacco di capelli bianchi, un sacco, anche se questo colore non sta male, eh? Cioè che io ogni tanto le do un tocco di Crazy Color e basta. Infatti questa volta provo questo e la prossima volta comprerò l'intenso di Crazy Color, che costa sul 25 euro, e lo applico sui capelli, che mi dà un rosso fuoco pazzesco. Questo qua l'ho pagato 4 euro, no, 5 euro e qualcosa, 5 euro 10, e questa qua 90 centesimi, quindi erano 5 euro in totale, 5 euro e qualcosina più, perché non mi ricordo di preciso quanto costava questo. E quindi, belli, lavo i capelli, li pettino bene, perché non posso farli sul riccio secco, perché non andrà su tutto tutte le parti dei capelli, sicuramente dimenticherò una parte, quindi li lavo per controllare tutte le zone dei capelli. Lavo i capelli, ci vediamo dopo. Ho lavato i capelli, come vedete si asciugano subito. Ho messo sotto la doccia, ho usato l'aceto di mela, perché così mi tolgo via tutto il grasso che c'è sui capelli, per prepararli per la tinta. Adesso mischio la tinta. Mamma mia, mi sembra che sono sempre raffreddata. Questo, e poi li miscelo. Come vedete è riempita tutta. Adesso miscelarli finché ottengo il colore. Adesso andiamo a dividere i capelli per avere più comodità nell'applicare il colore. Allora io li divido. Allora comincerò da qua. Vasellina. Allora, guanti. Cominciamo. Guarda. Li divido. E cominciamo. Dopo che ho applicato il colore su tutti i capelli, adesso vado a rimuovere il colore in eccesso e li lascio a riposo per 30 minuti. Allora, sono passati mezz'oretta, come vedete, non so se ha preso il colore o no. Aspetto altri 10 minuti, perché era il minimo 30 minuti e il massimo 40, e quindi aspetterei 10 minuti in più e vado a lavarmi i capelli, perché qua non lo so.
Non lo so, non mi sembra che ha preso bene 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 il colore, quindi aspetto 10 minuti. Allora, sono passati i 40 minuti, vado a lavarmi i capelli, c'ho un sonno solo, sono le 11:30, farò un styling super veloce e cercherò di lavarli dopo un paio di giorni, perché non so, non voglio andare a dormire con i capelli bagnati, quindi li faccio un styling veloce, li asciugo velocemente e faccio vedere il risultato. E il risultato proprio col bella definizione, bel styling, ve lo faccio per il prossimo video. Allora, ho lavato i capelli. Qua le devo pulire, mi è rimasto il colore. Questo qua è il risultato dei capelli bagnati. Niente male, eh? Mi sembra che sono colorate tutte. Niente, niente male. Vado a fare un styling straveloce perché non voglio andare a dormire con i capelli bagnati. Perché io domani, appena mi sveglio, di solito subito porto cali fuori. Ma se devo stare lì ad asciugarmi i capelli, fare il styling, tutto il resto, ciao, ci passeranno 3 anni. Metto il Lola Cosmetic, anche se i capelli sono stra morbidi. Allora, li divido a metà, faccio con voi veramente un styling stra veloce e li asciugo col phon. Il colore ha preso dappertutto, eh? Sono contenta. Veloci, mi pettino proprio così. Styling di nada, di pochi minuti. Mi sta finendo, appena mi finisce vado a comprare quello che vi avevo detto, che tra l'altro sono andata oggi in questo posto qua dove ho comprato il colore, e costa sul poco, mamma mia, costa su 5 euro più o meno. Guardate che belli che sono. E adesso la parte sopra. Dai, mi sono dimenticata di mettere il vasellino qua. Ok, è abbastanza rossi, eh? Rossi sono abbastanza bordeaux, direi. Metto un po' di vasellina.
asciugati col phon e vado a mettere l'ultima goccia che mi è rimasto di questo olio, che hanno bisogno di amore. Guarda, senza tanto styling, come vedete. Vi faccio vedere domani. Adesso vado a portare Kale a fare la passeggiata. Vado a portare Kale a fare la passeggiata e metto la cuffia e vado a dormire perché sono cotta. Eccomi. Oggi è il secondo giorno. I capelli li ho lavati ieri. Li ho fatto col styling straveloce. Questo qua è il risultato. Vi piace? Io non so dare una risposta perché mi vedo strana e sono abituata al rosso fuoco, speravo che mi veniva un tono in più di rosso, però vi assicuro che sotto la luce del sole sono così, sotto la luce del sole sono veramente un bordeaux abbastanza acceso e sulle punte è abbastanza rosso, anche se qua non si vede. Vi lascerò comunque delle foto, se riesco a farvi delle foto al sole, così faccio vedere il risultato. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e ditemi se vi piace, se vi piacciono i miei capelli, se vi piace il colore. Ci tengo tanto alla vostra opinione. Grazie, alla prossima, buona domenica a tutti. Un bacione.